Dottor Giacobone, quanto eventi come questi possono contribuire a creare una maggiore coscienza collettiva per un maggiore sviluppo locale sul territorio? Sì, l'abbiamo detto durante il convegno, occasioni di incontro pubblico come queste, soprattutto con importanti addetti ai lavori, in realtà non sono esclusivamente un momento celebrativo e conclusivo di attività svolte, ma anzi costituiscono un elemento concreto di dialogo e di confronto anche serrato e che quindi restituisce, se vogliamo dire, una credibilità a ciò che una città ha fatto in questi anni e quindi alla coscienza che ha di questi elementi e la capacità di costruire quindi un proprio futuro. Quindi direi una grande credibilità e concretezza. Sono previste da parte del Governo nazionale iniziative che puntano ad un maggiore sviluppo della rete territoriale urbana? Sì, direi che la nuova programmazione che partirà 2013-2020 vede nuovamente le città come protagoniste dello sviluppo del territorio e quindi di un sistema paese e quindi è il ritorno alle città, intese noi come amministrazione dello Stato le abbiamo sempre intese come enti di prossimità strategici, cioè quelli che effettivamente dialogano e costruiscono con il territorio, come dire, la vita di un territorio, di una città e dei propri cittadini. Quindi il ritorno a questa realtà vedrà sicuramente le città e quindi presumo assolutamente che anche Potenza, attraverso la messa a punto dei propri piani di sviluppo, possa direttamente concorrere a finanziamenti e quindi ad opportunità di crescita.